diciamo che è un tassello molto importante. Parto da un dato essenziale: le contestazioni erano fondate in buona parte su un gravissimo fatto, e l'accusa era di aver evaso il fisco per diverse decine di milioni di euro, un'accusa che diciamo abbiamo valutato a lungo e profondamente nel corso del processo, e la soddisfazione di cui lei parlava si riferisce al fatto che il giudice ha assolto da questa capo di imputazione della frode carosello perché il fatto non sussiste a prova piena, quindi non in ragione della carenza di prove, ma proprio riconoscendo la piena insussistenza del fatto. Per quello che riguarda altri tipi di contestazioni che gli erano state contestate, diciamo che su un complessivo accusa di circa 1 milione di euro di distrazioni che venivano contestate al signor parlatore, è stato assolto per diciamo il 99%, perché gli è stato sono residuate la condanna di cui faceva riferimento a 3 anni e 9 mesi, si riferisce alla bancarotta per 2 capi di imputazione che sono, da un punto di vista quantitativo, di circa 11.000 euro complessivamente. Siamo molto sereni, faremo appello su questi 2 capi di imputazione, su questi 11.000 euro che sono il frutto sostanzialmente di una poca chiarezza nella gestione di queste somme di denaro molto esigue rispetto a quelli che sono i fatti di bancarotta, ma siamo molto sereni sul fatto che potremo chiarire anche questi ultimissimi fatti con la Corte d'Appello. Per gli altri imputati le accuse erano anche da un punto di vista quantitativo delle distrazioni molto più elevate, ma queste già originariamente non erano state mosse nei confronti di parlatori. La soluzione di oggi per quanto riguarda la Frode Carosello può così tornare utile alla difesa anche per quanto riguarda l'altra bancarotta? Certamente, dal mio punto di vista di sicuro, perché la bancarotta digital è fondata anch'essa su una presunta frode carosello, che peraltro è già stata esclusa proprio nel merito dal giudice tributario per un'annualità, ma il giudice penale di Milano in primo grado ha ugualmente condannato, ritenendo che fosse fondata in buona parte sul presupposto che ci fosse la frode carosello anche nella società Gold, che era precedente alla società Digital. Avendo escluso, finalmente chiarito, che non c'è questa frode carosello di base, direi che abbiamo delle ottime speranze quantomeno di convincere il giudice d'appello di Milano che effettivamente anche l'altra frode carosello non sussiste, o nel caso che sussista riguarda altri soggetti e non riguarda Biagio Parlatore, quale non ha evaso quindi le imposte che gli vengono contestate anche in quella sede, per ora solo penalmente perché da un punto di vista tributario non sono già state escluse. Okay.